Bene, dovrei essere collegato con voi. Mi auguro che sentiate tutti bene, che funzioni tutto e comunque aspetto sempre qualche segnale per capire se effettivamente le cose stanno andando come mi auguro e che voi soprattutto sentiate bene. Intanto approfitto. Allora, c'è qualcuno collegato? Tutto ok, mi dice Anna. Grazie Anna, buona per l'augurio di buona live. Ecco, stavo cercando proprio qualcosa per pulire gli occhiali. Mentre che vediamo se c'è anche qualcun altro. Ok. Buonasera Tiziana. Buonasera. Dorella, Antonio, Guglielmo. Aspettiamo un paio di minuti e poi iniziamo la nostra lettura, eh? Bene, importante che stasera sentiate bene, che non ci siano interruzioni, anche se continuo a vedere un po' lampeggiare la scritta in diretta. Spero che si senta bene, che vada tutto bene. Bene, allora. Direi che possiamo provare ad iniziare. La volta scorsa noi abbiamo fatto una lettura integrale di questo brano, che è un brano che si trova a pagina, inizia a pagina 219 del volume Dai mondi invisibili del Cerchio Firenze 77. Ricordo a tutti gli amici, se ci fosse qualcuno di nuovo che non è aduso a queste nostre, a questi nostri incontri bisettimanali, noi stiamo leggendo l'insegnamento filosofico dei maestri del Cerchio Firenze 77. I libri di insegnamento del Cerchio Firenze 77 sono tutti pubblicati dalle Edizioni Mediterranee e portano la dicitura appunto Cerchio Firenze 77. Sono proprio i libri fatti dai maestri del Cerchio, proprio composti da loro. E dall'altra parte poi vi sono alcuni altri libri invece che portano la dicitura Scuola del Cerchio Firenze 77. Quelli sono libri che contengono anche quelli materiali delle guide del Cerchio Firenze 77, ma che sono stati composti, organizzati, pensati in maniera magari monografica da chi ha partecipato, da alcune persone che hanno partecipato al Cerchio Firenze 77.
Quindi i libri di insegnamento, quelli proprio costruiti dalle guide, portano la dicitura Cerchio Firenze 77. E noi stiamo leggendo il primo di questi volumi che è Dai mondi invisibili. Siamo a pagina 219 e tocchiamo un argomento che abbiamo iniziato già un po' di tempo fa, che riguarda l'assoluto. Dopo aver toccato vari argomenti importanti, abbiamo iniziato a parlare di questo tema. L'assoluto è, per le guide del Cerchio Firenze 77, il sinonimo di Dio. No? La coscienza assoluta, l'assoluto, l'uno tutto assoluto. E abbiamo visto già in passato, abbiamo cominciato a entrare dentro questo argomento che ha accompagnato l'insegnamento dei maestri, si può dire, per oltre 30 anni, di questo percorso di formazione che i maestri hanno dedicato a noi e che ci hanno lasciato in eredità. Il brano che leggiamo stasera è un brano che la volta scorsa abbiamo. Scusate che mi chiamano, pronto? Sta andando in video quella del 5 marzo? Non so, qui mi stanno dicendo, c'è l'Anna mi ha scritto tutto ok, buona live, arrivano i messaggi delle persone, quindi sembra forse c'è qualche cosa che devi vedere tu. Guarda, non so cosa dirti, scusate, sono con Ferrentino che mi sta comunicando che c'è una qualche tipo di confusione sulla live. Mi potete confermare, dato che vedo che state comunicando sulla chat, se siete collegati in diretta, oggi che è il 2 aprile, perché mi sembra che da quel che vedo qua mi sembra che dovrebbe andare tutto bene, però non è possibile che ci sia qualche cosa che non va da parte tua, Nicola. Prova. Bene, bene, casomai fammi sapere. Qui siamo agli 8 minuti della live, quindi credo proprio che siamo in diretta. Ok? Sì. Allora, stavo dicendo questo. C'era stato un allarme di qualcuno che ha visto partire la registrazione del 5 marzo, chissà come mai. Mi date un segnale che state seguendo tutto correttamente, per cortesia? Qualcuno mi scrive sulla chat qualcosa, in modo che mi rendo conto di come vanno le cose. Ok, si vede benissimo. Buonasera, buonasera Enrico. Tutto bene, tutto ok. Audio e video, sera a tutti. Ok, benissimo. Allora, sì, è possibile che abbia preso un altro link, è possibile. 2 aprile mi scrive Teresa, ok, perfetto, grazie, grazie, grazie. Allora, stavamo dicendo che questo brano noi abbiamo iniziato a leggerlo il 5, ma poi ci sono stati problemi di connessione per cui non è stato possibile andare avanti. È un brano, questo, bellissimo, un brano bellissimo che io vi invito ad andare a trovare in voce sul sito del Cerchio Firenze 77. Il sito, come vi ho comunicato già altre volte, è cerchiofirenze77.org, O-R-G, org.org. Lì, quando lo aprite, scorrendo la pagina proprio che si apre, la prima pagina, trovate in basso, a un certo punto, brani in voce da poter scaricare. Cliccate lì e andate a cercare quel brano che si chiama Definizioni di Dio. Definizioni di Dio.
Perché definizioni di Dio? Perché questo brano è una sequenza di voci, di guide del Cerchio Firenze 77 che parlano tutti. Ok, allora alcuni dicono che il volume è basso, cerco di alzare un po' la voce, altri dicono che va bene, non so quale possa essere il problema. Comunque, la questione è che queste guide si sono succedute nel corso di tutta la comunicazione e hanno dato queste inizialmente, almeno nel brano, alcune definizioni di Dio che stasera noi ripercorreremo però non leggendo, come abbiamo fatto il 5 marzo, tutto di seguito questo lungo brano di comunicazioni che è bellissimo da ascoltare dalle voci direttamente dei maestri, ma lo ripercorreremo soffermandoci un po' sui significati, perché questo brano in realtà ha una sua meravigliosa poesia nella sua presentazione e può essere anche ascoltato di seguito, semplicemente lasciandosi portare dalle parole delle guide, ma è anche densissimo in alcuni punti, quando si sfiorano aspetti filosofici, ci si rende conto, soprattutto dalle persone che hanno già fatto tutto il percorso di insegnamento delle guide dei maestri, di quanto siano profonde alcune affermazioni e di quanto possono essere colte solo procedendo, andando a fondo con questo meraviglioso insegnamento delle guide dei maestri del Cerchio. Quindi io inizierei la lettura proprio da pagina 219, inizio questa lettura e ogni volta che si susseguono le varie guide vi dirò anche il nome della guida che sta parlando in quel momento. Inizia Kempis, dicendo: Dio, parola che esprime un concetto illimitato e per questo non concepibile, che rivela la nostra limitatezza. Già da queste prime parole si capisce quanto si possa andare a fondo in realtà con questa nostra lettura. Intanto è una parola, Dio, è solo una parola che esprime un concetto che non ha limiti, è illimitato. E proprio per questo, per noi che siamo esseri limitati, non è concepibile, cioè noi possiamo farci delle figurazioni di Dio, ma è assolutamente impossibile per noi che siamo così limitati cercare di avere un'immagine. Possiamo in qualche modo, aiutati dalle guide, avere alcuni concetti, alcuni puntelli mentali che ci permettono di guardare in quella direzione. Questo concetto, questa parola rivela la nostra limitatezza in questo senso. Parola con la quale si vorrebbe spiegare tutto quanto l'uomo non può spiegare e che sembra rimpicciolirsi ogni qualvolta l'umano trova la soluzione di un enigma universale. Cioè tutte le volte che noi facciamo un passo avanti nella nostra conoscenza, questo concetto da noi non concepibile sembra quasi rimpicciolirsi. È una parola con la quale si vuole esprimere qualcosa di assolutamente esatto e definito e che significa invece tutto quanto di più vago vi sia nell'umana cognizione. Proprio perché l'uomo non la può contenere, questa vastità non la può contenere. E questa parola ci indica questa nostra limitatezza, parola che dovrebbe esprimere una realtà oggettiva e che è stata invece oggetto delle più personali convinzioni, principio incorruttibile che sta ad indicare materia prima per i mercenari del Tempio. Ecco il Dio degli uomini. Qui Kempis ci è andato giù pesante per dire che in effetti questo concetto così difficile da noi per contenere, è stato usato e abusato dagli esseri umani per le loro necessità, qui li chiama i mercenari del tempo, i quali questo sarebbe un principio incorruttibile che invece è diventato la materia prima per farne qualche cosa di personale.
Ma noi cercheremo di andare oltre tutto questo insieme ai maestri. E qui inizia Teresa. Dio, Dio, Dio. Chi è Dio? Alan, se devo farmi un concetto di Dio, lo immagino diverso dall'uomo. E beh, qui mi viene da soffermarmi di nuovo, subito, perché perché mi viene da soffermarmi subito, perché lo immagino diverso dall'uomo. Voi pensate che in molte religioni, anche nella nostra, si afferma che l'uomo è a immagine e somiglianza di Dio, cioè è un pensiero con il quale si è voluto cercare in qualche modo di raffigurare Dio, no? Cioè ci immaginiamo, alcuni di noi, soprattutto nel passato, hanno potuto raffigurarsi il divino come qualcosa di rassomigliante all'uomo. E dicendo che l'uomo è a immagine e somiglianza di Dio, è come dire che Dio è uguale all'uomo. Invece, dice Alan, se devo farmi un concetto di Dio, lo immagino diverso dall'uomo. L'uomo non è perfetto, dice Teresa, ma Dio deve esserlo. Dali, l'uomo procede verso la perfezione, cioè evolve. Ma Dio, essendo perfetto, non può né migliorare né peggiorare, cioè è immutabile. Questo è un altro concetto su cui si fonda moltissimo di tutto il lavoro che è stato fatto successivamente negli anni dalle guide del cerchio. Dio è immutabile. Cosa vuol dire che è immutabile? Vuol dire che per Dio non possono scorrere i giorni come scorrono per noi, non può invecchiare. Non può trasformarsi, non può vivere qualche cosa che prima non c'è stato e ora c'è. Deve essere qualche cosa che è già perfetto in sé e quindi non può mutare. Claudio, le forme periscono, ma Dio, essendo immutabile, rimanendo quello che è, non può morire, cioè è eterno. Quando dicono le guide qui che le forme periscono, tendono a dire che qualsiasi forma perisca, perisce. Periscono anche, non so, le meravigliose vestigia del passato, i castelli, le strade, ciò che è stato l'antichità, piano piano torna ad essere polvere, per non parlare poi di tutte le forme di vita che a un certo punto si fermano, così come le conosciamo noi. E quindi queste forme, anche le nostre, periscono a un certo punto. Ma Dio, essendo immutabile, rimanendo quello che è, non può morire. Cioè è eterno. Qui il concetto di eterno va riflettuto bene. Lo troveremo più avanti, tornano più volte durante questa descrizione diciamo, degli attributi che unanimemente tutte le religioni più o meno attribuiscono a Dio. È eterno. Eterno vuol dire qualche cosa che non ha a che fare con un tempo che non finisce mai, non è in questo senso. Eterno significa proprio non avere a che fare con il tempo, cioè non c'è un tempo che scorre. E quindi, essendo fuori dal tempo, in assenza di tempo, tutto ciò che permane in assenza di tempo è immutabile, rimane da sempre, per sempre, per quello che è. Quindi è il concetto di tempo che va completamente rivisto quando si parla, si usa il termine eterno. Fratello Massone, l'uomo ignora, cioè non conosce tante cose, ma Dio, essendo perfetto, non può ignorare. Egli sa tutto, quindi è onnisciente. Il fratello orientale, l'uomo è limitato. Ma Dio non può esserlo, quindi, non essendo limitato, è infinito. Questo è un altro concetto che si affianca ad eterno. Io credo che noi, con uno sforzo immaginativo, con il ragionamento, con la logica, possiamo in qualche modo figurarci l'eterno, cioè qualcosa che non è dentro un tempo che scorre, no? Che è fuori dal tempo, in assenza di tempo. Ma trovo che sia abbastanza difficile raffigurare qualche cosa che non ha limiti. E
per il fatto di non avere limiti, di non essere limitato da niente, è infinito. Noi viviamo la finitezza costantemente, ci confrontiamo di continuo con la finitezza ed è proprio questo che ci rende difficile immaginare l'infinito. Kempis, se Dio è infinito, non esiste angolo del creato ove egli non sia. Fratello orientale, alza una pietra e qui lo troverai. Teresa, ti disseti ad una fonte, egli ti disseta. Claudio, ti riscaldi ad una fiamma, egli ti riscalda. Alan, guarda quel fiore, è in Dio e Dio in lui. Fratello massone, vedi quel piccolo insetto? Dio è pure in lui. Claudio, alza gli occhi alla volta del cielo, non puoi vedere che una piccola parte di un cosmo. E innumerevoli sono i cosmi, ebbene, essi sono in Dio. Io ricordo che la prima volta che lessi queste righe, proprio in questo punto, l'impressione che ne ebbi allora fu l'impressione di una cosa un pochino poetica, un pochino mistica, alza una pietra e lo troverai, ti disseti una fonte, egli ti disseta, ti riscaldi la fiamma, egli ti riscalda, come dire che Dio è presente dovunque. Che siamo nel suo alveo, nel suo abbraccio, è molto più di così, molto più di così, ma sono dovuti passare, almeno per me, per voi magari molto meno e anche in maniera più brillante di me, ma sono dovuti passare decenni perché io afferrassi che è proprio vero. Per quello che noi abbiamo letto, leggendo sull'assoluto, nelle lezioni precedenti, e anche per quello che abbiamo letto, non solo dell'assoluto, ma quando abbiamo parlato di evoluzione, della manifestazione, come funziona, delle varie stratificazioni della materia che compongono la nostra esperienza, è proprio vero che in ogni aspetto della vita ci stiamo confrontando con Dio, con l'assoluto, in ogni persona che incontriamo, in ogni oggetto, in ogni evento, c'è la presenza di questa realtà che noi incontriamo in maniera molto parziale, che facciamo, che personalizziamo subito e che facciamo diventare come qualche cosa di distante da noi, di separato da noi. Ma in realtà noi ci stiamo confrontando proprio anche da un punto di vista della costituzione della materia, ci stiamo confrontando con il divino costantemente nella nostra vita. Continua Dali, ma Dio è più che il fiore, più dell'insetto, più dei cosmi, e non di meno è il Dio dell'infinitamente piccolo e dell'infinitamente grande. Kempis, egli nutre, sostiene, evolve l'infinitamente piccolo e l'infinitamente grande. Quindi Dio nutre, sostiene, evolve l'infinitamente piccolo, che siamo noi. Di fronte a questo tema noi siamo, come dire, nell'infinitamente piccolo insieme ai moscerini o ai microbi, perché parliamo di noi una brevissima apparizione dentro la vita, dentro una storia di un'umanità che vive in un minuscolo pianeta, dentro un sistema solare, dove ci sono tantissimi altri sistemi solari che compongono poi una frazione di universo, una Via Lattea, una piccola porzione di quello che riusciamo a vedere nel cielo, che è una piccola porzione ancora di un cosmo che è qualcosa di incontenibile dalla nostra mente, e innumerevoli sono i cosmi. Pensate, cioè, una cosa che si fa proprio fatica anche a concepirla nella nostra mente. Quindi noi siamo nell'infinitamente piccolo e poi c'è questo infinitamente grande, questo cosmi innumerevoli dove non possiamo neanche immaginare che tipo di evoluzione si svolga in questo infinitamente grande. Ma tutto questo è sostenuto
nutrito e procede nella sua evoluzione grazie a Dio. Se Dio è illimitato, cioè è ciò che non ha limite, allora noi abbiamo già visto che il nostro cosmo, che è quasi impensabile nell'ampiezza che può avere e nelle manifestazioni che può avere, se è il nostro cosmo è, pur essendo così grande, è limitato, stiamo parlando di Dio come di qualcosa che è illimitato, che non ha limiti. Può tutto, dice Alan. Quindi egli è onnipossente. Continua, no? Si continua con questa successione di definizioni che sono gli attributi che normalmente vengono attribuiti a Dio. Claudio, niente infatti può essere al di fuori di lui, essendo egli completo, cioè di nulla mancante, cioè assoluto. Questo è il titolo che è stato dato a questo capitolo. Libro dai mondi invisibili, l'assoluto, perché noi continueremo a parlare a lungo dell'assoluto. L'assoluto è ciò che ha in sé tutto quanto esiste, è completo di tutto, non è mancante di niente. Ma questo ha delle implicazioni, dire che c'è qualche cosa che è completo di tutto, che non è mancante di niente. Per noi, per esempio, nella nostra esperienza, noi facciamo l'esperienza di, che ne so, a una certa età, di essere, come dire, parzialmente costituiti da tutto quello che abbiamo vissuto fino a quel momento e mancanti ancora di tutto quello che dovremmo vivere, no? Così come non siamo certo completi perché ci mancano tutti gli altri che non sono noi per essere qualcosa di completo. Quindi si annullano le concezioni, per esempio, di tempo, di vite, di secoli trascorsi, perché tutto quanto è presente in Dio, ma non tutto quanto quello che è accaduto, tutto quanto quello che è accaduto è attualmente e è anche che potrà accadere, che per noi fa parte di un futuro ancora sconosciuto, che non possiamo ancora incontrare, che andremo ad incontrare con il passare del tempo, che è una dimensione che abbiamo visto introduciamo noi dentro l'esperienza dell'esistenza. E quindi per noi tutto questo non c'è. Infatti noi siamo esseri relativi, non siamo assolutamente completi, ma per poter parlare di completezza, cioè perché Dio sia assoluto e quindi deve essere anche completo, deve esservi tutto. Tutto il passato di tutte le esistenze, di tutti gli esseri vissuti in qualsiasi sistema solare, in qualsiasi pianeta, in qualsiasi epoca, in qualsiasi tempo, in qualsiasi cosmo, in tutti i cosmi che ci sono stati, che ci saranno, e via dicendo, tutto questo, compreso tutto il futuro che ancora noi non possiamo neanche immaginare, deve essere tutto quanto presente in Dio. Claudio diceva, niente infatti può essere al di fuori di lui, essendo egli completo, cioè di nulla mancante, cioè assoluto. Teresa, Dio è vita e amore, fratello orientale. Non può esistere la vita senza l'amore. L'amore stesso è vita. E il fratello massone, Dio si manifesta internamente come amore, esternamente come vita. Questa è una delle definizioni che ritroveremo nel tempo, che lega le ultime tre affermazioni. Teresa, Dio è vita e amore, fratello orientale non può esistere la vita senza l'amore, l'amore stesso è vita e fratello massone Dio si manifesta internamente come amore, esternamente come vita. Non stiamo parlando dell'amore che sperimentiamo noi, quel che proviamo noi è un piccolo barlume. Quando proviamo l'amore per qualcuno o per qualcosa, ci sentiamo avvampare d'amore, un piccolo barlume di un amore sconfinato che non è facilmente immaginabile, di un amore sconfinato che è la natura interna dell'assoluto e che manifesta se stesso, questo amore manifesta se stesso esternamente come vita, esattamente così come noi con la nostra vita, cioè noi siamo un barlume di vita,
nostra esistenza è proprio questo, l'esistere è vivere, e questo esistere è alimentato da questa energia che noi sentiamo dentro di noi come vitalità e che si esprime attraverso l'agire. Ma questo sentirsi vivo è qualcosa che è nutrito da questo amore, quindi una dimensione interna che si esprime all'esterno attraverso la vita. Kempis, vita e amore non sono statici. Dio è immutabile, ma non statico. E qui noi potremo passare le prossime 3 ore a parlare solo di questa frase. Naturalmente non lo possiamo fare, però pensate, Dio è immutabile, ma non è statico. Io credo che se possiamo pensare a qualche cosa che vive in una condizione di non tempo, cioè dove non scorre il tempo, ma dove ogni attimo, e quindi ogni frammento di questa vita è presente, tutto il passato, tutto il presente, tutto il futuro, diviso attimo per attimo, che pulsa continuamente, vitale così come noi sentiamo vitale per noi stessi ogni attimo, ecco, ognuno di questi frammenti che vibra così pulsante, da sempre per sempre, ma fuori dal tempo, e quindi non mai destinato a scomparire e che non ha mai avuto un inizio, come qualche cosa che vibra sempre, questo sarebbe immutabile e al tempo stesso vivo, al tempo stesso non statico, perché ogni istante sarebbe una fiamma, qualcosa che si accende, qualcosa che baluggina sempre. Claudio, esistere significa vivere, significa movimento, già il fatto stesso di esistere, già un frammento del sentirsi esistenti e questa percezione di sentirsi vivi in questo momento. Questo sentirsi di esistere lo percepiamo tutti noi in questo momento, sempre, in ogni attimo della nostra vita, c'è cioè questo esistere, questo percepirsi vivi. Teresa, egli è Dio. Egli è moto eterno. È moto eterno perché se internamente è amore ed esternamente vita, questa vita è esistenza ed è esistenza, qui dice moto eterno, che significa movimento, perché l'esistenza è movimento, ma non movimento come lo immaginiamo noi, è proprio la vibrazione del sentire e questo è fuori dal tempo, moto eterno, moto fuori dal tempo. Per noi che siamo abituati a concepire il tempo e il moto come uno spostamento da un punto a un altro, è abbastanza difficile, cogliere questo, ma piano piano ci abitueremo a questi concetti. Alan è prima causa, cioè primo movimento. È egli, Dio, è prima causa, cioè primo movimento. Questo noi l'abbiamo già incontrato nelle lezioni precedenti, l'abbiamo già incontrato nel momento in cui cercavamo di farci un po' un'idea di questo aspetto, cioè dicevamo che tutto quanto sembra determinato da qualche cosa che è venuto prima. In effetti noi non riusciamo a pensare a nessuna delle nostre azioni che non sia determinata da qualche cosa che c'è stato prima. Che ne so, qualsiasi cosa a cui pensate ha avuto una causa che l'ha determinato. Ma non ci può essere una causa prima di Dio, perché vorrebbe dire che ci sarebbe qualche cosa fuori di Dio che ha determinato Dio. Quindi Dio deve essere prima causa. Kempis è esistenza assoluta, cioè priva di causa generatrice, essendo egli il tutto e principio e fine di questo tutto. È tutte queste cose insieme, simultaneamente. Dali. Le manifestazioni e i riassorbimenti cosmici sono espressioni, palpiti di questa sua esistenza, poiché tale è la sua natura, cioè così lui è. Allora, anche questo abbiamo già incontrato quando abbiamo parlato della manifestazione, le manifestazioni, il riassorbimento, vi ricordate? Era molto importante soffermarsi lì per cominciare ad accogliere questi elementi che ritornano e che sono fondamentali per capire, per trovare i collegamenti logici che andremo ad incontrare.
Le manifestazioni e i riassorbimenti cosmici sono espressioni, palpiti di questa sua esistenza. Noi facciamo parte di una manifestazione, siamo gli elementi di una manifestazione. In questo momento noi ci sentiamo vivi, viventi, sentiamo di esistere, quindi siamo palpitanti e siamo parte di quella vita di Dio. L'internamente amore in Dio, la sua natura interna è amore, la natura esterna è vita e ognuno di noi rappresenta un frammento di questo palpito, di questa vita. Noi lo percepiamo in divenire, cioè scorrente nel tempo, divenente, limitato, che trascorre, che passa. In lui invece è in una condizione, abbiamo già visto altre volte, di eterno presente, cioè una condizione dove non scorre il tempo e tutto questo è palpitante sempre, perennemente. Dice Alan, un albero viene definito albero perché ha la natura di un albero. Claudio, un pesce viene definito pesce perché ha la natura di un pesce. Fratello Massone, posso immaginarmi un albero con la natura di un pesce e chiamarlo albero, ma in sostanza è un pesce che io chiamo albero. Kempis, posso immaginarmi Dio come più mi fa piacere, ma in realtà per essere tale, non può essere diverso da come è. Dali, egli dunque è l'emanazione, ma non l'emanato. Non è solo i cosmi, fratello Massone. Un cosmo ha un centro e una periferia, ma tanto il centro che la periferia sono in Dio, e Dio è in essi. Voi pure, dice, avete un centro e una periferia, il fratello orientale dice questo, e siete in Dio come spirito e come materia, ma non avete coscienza di questa unione. Allora, quel che si dice qui è che Dio è l'emanazione, ma non l'emanato, vuol dire che è il processo, mentre l'emanato siamo noi, ma siamo qualche cosa che in realtà fa parte della vita di Dio, è che noi questo non lo percepiamo, ci manca questo elemento, non siamo coscienti di questo collegamento che c'è, proprio perché siamo esseri limitati, cioè abbiamo una natura che non ci permette di cogliere quella natura, la natura di Dio. E quindi noi cerchiamo di tradurre dentro gli elementi della nostra natura qualcosa che è intraducibile in un certo senso. Dice Teresa, quando sentirete l'amore che si rivela al centro di voi, cioè nell'intimo vostro, come vedete rivelarsi la vita alla periferia, allora questa unione sarà cosciente comunione. Cioè quando noi faremo quell'esperienza, nello stesso modo in cui noi adesso vediamo rivelarsi la vita alla periferia di noi stessi, qual è la periferia di noi stessi? È ciò che sta intorno a noi, è proprio ciò che parte da noi e va un po' più in là, no? Questa è la vita noi la vediamo così, la vediamo attraverso ciò che ci circonda, è lì che sperimentiamo la nostra vita limitata di esseri relativi. Quando sentiremo dentro di noi, come dire, nell'essere nostro, nell'essere più intimo, sentiremo quell'amore di cui ci stanno parlando le guide, allora l'unione con Dio sarà una cosciente comunione, cioè riconosceremo ciò che effettivamente siamo. Kempis, ciò che vi divide da tale immensa, immensa coscienza è un illusorio senso di separatività. Proprio questo. Guardate, è fondamentale ricordarsi questo aspetto qua, perché tutto il percorso evolutivo che noi compiamo ha a che fare con il superamento di questo senso di separatività, non fatto attraverso la volontà. Qui ci stanno spiegando un meccanismo, ci stanno spiegando come funziona questa esperienza evolutiva. Non è che mi metto di buona volontà e cerco di superare il senso di separatività. Non di questo si tratta. Perché dico questo?
Perché il senso di separatività fa parte della nostra natura di essere relativi. Cioè noi adesso ci stiamo parlando, io sto parlando a voi che ascoltate me. Già in questo, anche se siamo uniti dal desiderio di affrontare questo tema, però c'è qualcuno che parla e qualcuno che ascolta. E chi parla si sente separato da chi ascolta e chi ascolta si sente separato da chi parla. Anche se intimamente uniti da un affetto, da un interesse e via dicendo. Il senso di separatività fa sì che io vedo intorno a me una stanza e mi sento separato da questa stanza, non mi sento unito alle mura di questa casa, così come non mi sento desiderio forse, ma non posso sperimentare il fondermi con le persone che incontro per la strada quando cammino nella città. Ovviamente non posso, quindi la mia esperienza esistenziale è quella di vivere il senso di separatività, che è un illusorio senso di separatività. Andando avanti capiremo bene che cosa si intende per illusorio senso di separatività. Ma quando si dice questo, non si sta giudicando questa condizione, è la descrizione di una condizione che stiamo vivendo e lo studio che stiamo affrontando ci permette di capire bene qual è questa nostra condizione e già capire bene questo è come se togliesse un po' di forza al senso di separatività che ci accompagna normalmente. Scusate, leggo una cosa. Non come si fa, si tocca qui. Ecco, ci sono dei commenti, poi cercherò di leggere qualche cosa dei vostri commenti, di darvi, se possibile, qualche risposta, ma adesso vorrei andare avanti su questo che è molto bello. Dice Dali, rileggo la riga di Kempis che è importante. Ciò che vi divide da tale immensa coscienza è un illusorio senso di separatività. Se cadesse il senso di separatività, noi ci sentiremmo fusi con tutto quello che c'è intorno. Capiremmo che noi e tutto quello che abbiamo intorno a noi siamo la stessa realtà, ci sarebbe l'unione, la comunione con tutto quello che esiste. Dali, ma voi siete sempre in Dio, come lo siamo noi, figli cari. State nascendo alla realtà, come foste dei semi che gettati nel terreno debbono divenire piante. Alan. L'ambiente nel quale vivete è come il terreno per il seme. Quanto vi accade, le sostanze nutrienti, cioè questa nostra esperienza nel mondo, così come la stiamo facendo, è proprio l'ambiente nel quale un sentire di un certo grado, di una certa ampiezza, si radica per poter sbocciare. E quello che ci accade è ciò che nutre questo processo evolutivo, qualsiasi cosa ci accade. Claudio, Dio sa tutto dei suoi figli, conosce ogni loro respiro, che appartenga al passato o al futuro, conosce tutto di loro, senza intaccare il loro libero arbitrio. Questo è un altro passaggio che cercare di spiegarvelo adesso è un po'. Come dire, è un po' prematuro, ma è un altro concetto molto importante, cioè non c'è un Dio che ha scritto un destino per tutti, perché allora ci sarebbe un Dio prima di quel destino scritto e un Dio dopo quel destino che si è compiuto, e allora sarebbe un Dio che non è assoluto perché non sarebbe completo di quel futuro che viene dopo e via dicendo. Perciò c'è da vedere diversamente questo, è proprio sull'onda di quello che leggevamo prima, cioè Dio è onnisciente, onnipresente, immutabile, conosce tutto, è immanente, è veramente, in tutto quanto esiste, compreso in noi. E quindi per questo conosce tutto quanto senza intaccare ciò che avviene nel relativo della nostra esperienza, che non è, che per noi è apparentemente separata da lui, è come se noi stessimo facendo una ricerca di lui, mentre noi siamo già in Dio e Dio è già in noi completamente, ma non lo sentiamo a causa della nostra natura relativa che ci fa sentire separati. Kempis. No, ho
saltato. Teresa, Dio è come il buon giardiniere che sa quando i suoi semi fruttificheranno. Tuttavia, se i semi non sono gettati nel terreno, non possono dare frutti. Ed ecco perché noi siamo nella manifestazione, laddove noi fruttifichiamo. Kempis, se Dio è assoluto, non può esistere in lui male reale. Altro punto su cui veramente ci potremmo soffermare molto, però noi abbiamo già studiato alcune cose, soprattutto quando abbiamo affrontato il tema della libertà. Ricordate, lì siamo andati a vedere qual era la funzione di questo aspetto della vita dell'uomo, cioè il male, che non è reale. Fratello orientale, quale grave sciagura ha colpito quelle creature? È Dio come giustizia che rende all'uomo ciò che egli ha provocato. Anche qui, non in modo, non va fatta una trasposizione antropomorfica, no? Un Dio giustiziere che porta giustizia laddove l'uomo ha messo ingiustizia. Non è in questo senso, è nella presenza di Dio in tutto quello che succede e nella necessità dell'uomo di apprendere attraverso esperienze dirette perché quel grado di sentire non è riuscito a esprimere, non ha potuto, per coscienza non ancora matura, evitare di esprimere se stesso a danno, per esempio, di altri. E quindi incontra una forma di esperienza esistenziale che gli insegna direttamente, subendo alcune cose che lui ha fatto patire ad altri, gli dà questa possibilità di apprendere ciò che non aveva capito altrimenti, e quindi è un modo con il quale accresce la sua coscienza. Teresa, ma Dio, qui dice appunto, come misericordia, dona ai suoi figli, in cambio delle loro lacrime, un insegnamento, una luce della sua luce. Allora, una luce della sua luce qui vuol dire un passaggio di maturità, un accrescimento, un crescere nella coscienza, apprendere qualche cosa che non era stato possibile apprendere, in altro modo precedentemente. In questo senso è un dono, è una giustizia in quanto viene equilibrato qualche cosa. Una causa mossa che deve ricevere il suo effetto, come abbiamo visto in altre lezioni, ma anche come misericordia, perché c'è un dono, una crescita della coscienza e quindi un procedere nel processo evolutivo di quel sentire. Dali, siete in Dio. A voi pare strano pensare che le creature, essendo in Lui, si odino. Quando avrete compreso, amerete tutte le creature con tutto voi stessi. Ora non ci riesce a farlo. Evidentemente la nostra coscienza non è maturata ancora fino a quel punto. È una meta che si raggiunge naturalmente attraverso le esperienze esistenziali. Questo è il processo nel quale siamo immersi, il processo di conoscenza e di svelamento attraverso gli eventi della vita. Alan, vi ripugna pensare che un insetto schifoso o un odore sgradevole siano in Dio al pari di un profumato e grazioso fiore. Pensate che le sostanze, gli elementi che compongono un gas, diversamente combinati, possono diventare un gustosissimo alimento. E quell'insetto non esprime forse anch'egli una forma di vita? E vita, abbiamo visto, è una parte costituente della più grande vita, che è proprio la vita dell'assoluto. Claudio, siete voi che giudicate gradevole o sgradevole. Ma in assoluto può avere valore un simile giudizio relativo a voi stessi? Cioè questo giudizio è espresso come relativo a noi stessi, siamo noi che esprimiamo, certi giudizi, no? E in assoluto che valore può avere questo? È sempre secondo dei parametri che possiamo esprimere dei giudizi, ma i parametri li pongono gli esseri relativi, le persone che hanno dei confini, dei limiti. Dali, in Dio,
tutti siamo egualmente presenti. Non esistono reprobi o privilegiati. Egli è premio per il pio e castigo del malvagio. Teresa, poiché è la mano che corregge, è la misericordia che perdona. Sempre nel senso che dicevo prima, queste figurazioni possono trarre in inganno chi è abituato a pensare a un Dio antropomorfo, no? A quel Dio di cui noi saremmo a immagine e somiglianza. Il Dio che ci stanno presentando loro è tutt'altra cosa, è la sua presenza, il suo essere nella vita, le leggi di questa nostra evoluzione che determinano questi effetti che noi incontriamo ai fini di comprensione. Fratello orientale, egli è vero padre. Se sei giusto e buono, sarà giusto e buono con te e avrai pace e serenità. Se ti lasci trasportare da tutto ciò che viene dall'illusorio senso di separatività, sarà severo per correggerti. Ecco, questo è un altro elemento. Il senso di separatività è qualcosa che ci porta a combinare pasticci. Perché? Perché in realtà noi facciamo parte di un tutto uno, non ne siamo consapevoli, viviamo nella nostra piccola realtà come separati da questa nostra piccola realtà. E quindi cerchiamo di affermare noi stessi all'interno di questa realtà, talvolta a danno degli altri, o comunque senza troppo occuparcene, perché li vediamo come distanti da noi, come distaccati da noi. E prima vengono sempre noi, i nostri figli, i nostri parenti, i nostri amici, non so, coloro che condividono la nostra stessa squadra di calcio, no? Ci sono queste forme di unione collettiva che però hanno sempre un altro. Io voglio tanto bene a quelli che tifano la stessa squadra di calcio mia e quegli altri sono i miei avversari. E quanta veemenza si mette, no? In questo, alle volte vediamo le persone che si interessano di questo mettere contro i loro avversari, ipotetici avversari in questo. Ecco, e quindi noi siamo questi, siamo limitati da questo punto di vista. Se ci lasciamo trasportare dal senso di separatività, finiamo per considerare gli altri, se va bene, come semplicemente altri, spesso come avversari o persone di cui disinteressarci o su cui passare sopra. Siamo abitati da tanto egoismo perché ci piace proteggere i beni che abbiamo, che ci siamo costruiti con fatica e li dobbiamo proteggere dagli altri che se no ce li portano via. Insomma, è tutto basato su questo senso di separatività e quindi dobbiamo incontrare qualche cosa nella vita che se noi non riusciamo con il nostro ragionamento a andare oltre questo modo di vedere il mondo e gli altri, ci dovrà essere qualcosa che ci spinge a un certo punto a capire che questa nostra posizione non è quella corretta, non è quella che va nel senso di unione, che tutta l'evoluzione va nel senso di unione. Quindi arriverà qualche cosa in forma di karma, in forma di effetto, perché ho mosso delle cause di tipo separativo e quindi incontrerò degli effetti che mi fanno capire che quella posizione interiore non era corretta. Claudio dice: ogni legge che l'uomo scopre e sfrutta a proprio vantaggio, ogni risorsa della natura, tutto quanto, insomma, l'uomo possa utilizzare, è sua elargizione, sua con la maiuscola, è l'elargizione dell'assoluto. Alan, ma è lo stesso umano che usa in senso benefico o malefico quanto gli viene dato o può prendere. Quindi è l'uomo in realtà che fa la differenza con il suo comportamento in virtù di quanta coscienza è riuscito a maturare, esistenza dopo esistenza, incarnazione dopo incarnazione. Teresa, nessuno quindi è responsabile del vostro senso di disagio o di sofferenza, se non voi stessi, fratelli. È una necessità incontrare un senso di disagio o una sofferenza, perché quella sofferenza mi insegnerà qualche cosa che non ho potuto imparare diversamente, e quindi sarò, in una futura esistenza, capace di comportamenti diversi perché li ho appresi attraverso la sofferenza generata da una causa che è stata a sua volta mossa da una mia coscienza poco matura.
Kempis, ad ogni causa il suo effetto. E siamo qui nella legge di causa e di effetto. Alan, ma Dio è amore. E questo soffrire, giusto effetto di una causa che avete mossa, non è mai fine a se stesso, cioè non è una punizione per punire, per il gusto di punire. La vendetta di Dio non c'è qui, dentro questo insegnamento non si parla mai di vendetta del divino. Teresa, ogni lacrima è una perla che va ad accrescere il tesoro della vostra comprensione e della vostra coscienza. Dali, se veramente foste coscienti, o figli, ringraziereste tanto il Dio per quanto vi è dato, che non avreste il tempo di lamentarvi né di altro egoisticamente desiderare. Claudio, non lasciarti trasportare dall'anelito di liberazione, realtà, beatitudine, erroneamente trasferito a oggetti o illusori sogni, poiché il piacere che potresti ricavarne passa con la velocità del tempo. Quindi non lasciarti trasportare da tutto ciò che ci attira in questa nostra vita. Noi siamo continuamente abbagliati. Abbiamo inventato questa cosa tremenda. Ricordo un libro che lessi anni fa che parlava dei persuasori occulti, un libro scritto da Vance negli anni 50. Allora lì si parlava come di un mostro che era ormai sorto, che era la pubblicità e come veniva usata per convincerci a fare questo, fare quello. Si parla di oltre 70 anni fa da quel libro. Sarebbe attualissimo, i persuasori occulti, noi siamo continuamente chiamati a desiderare cose, a rincorrere mete che proprio sono completamente assurde, non servono a niente, però ci circondiamo continuamente di cose e poi cerchiamo di raggiungere mete, posizioni sociali, titoli, tutte cose che servono ad accrescere questa parte di noi che è l'io, la quale ci obnubila. Non ci fa vedere che cosa è effettivamente importante. E queste cose passano, dice Claudio, con la velocità del tempo. Teresa, se china è la tua fronte, pensando a quanto lontano sei da tutto ciò, noi ti diciamo non considerarti perduto. Ovunque ti trovi, chiunque tu sia, egli incessantemente ti richiama a sé. In ogni momento della nostra vita c'è la possibilità di guardare in maniera diversa a quello che sta intorno. Poi continuamente ricadiamo, ci compriamo le cose, ci disinteressiamo di chi ha bisogno, creiamo barriere, lo facciamo di continuo. Ma ogni tanto qualcosa ci chiama a riflettere effettivamente su che cosa sia questo nostro vivere. Claudio. Teresa chiudeva dicendo: chiunque tu sia, egli incessantemente ti richiama a sé. Claudio, ti prende dalle procellose onde e cambia ogni tua ferita in salasso. Dali, ti conduce attraverso le rovine dell'illusorio mondo che ti sei costruito alla realtà del suo regno, ove dall'inizio dei giorni sei atteso. Anche qui sono forme, come dire, poetiche, che non debbono trarre, non debbono creare confusione. In realtà, noi siamo dentro un processo, noi non siamo attesi da Dio perché Dio è lì che aspetta che noi arriviamo, perché è già tutto realizzato questo, in una condizione di eterno presente, è già tutto fatto, tutto realizzato. Noi siamo in cammino e siamo in una fase in cui possiamo apprendere, possiamo conoscere come funziona tutto questo e questo un pochino ci permette di maturare dentro la nostra coscienza. Kempis, qui ti riconoscerai in lui, vedrai l'interezza del suo essere, lo splendore della sua esistenza ed esclamerai: ti conosco, Signore, Dio dei santi. Sì, ti conosco, Signore. Tu sei l'anziano degli anziani. Tu eri prima che ogni cosa fosse. Tu sei ciò che sopravvive, perché sei colui che è.
tu sei, uno dai mille volti. Sei il raro gesto pietoso del sanguinario e il dubbio maligno dell'illuminato. Sei la naturale provvida difesa e l'esterna maligna infiltrazione. Sei l'endogena forza che edifica e l'erosione che leviga. Sei oltre ogni umana parola, ogni umano congetturare che muta nel tempo e nello spazio, perché sei l'immutabile. Io direi che per questa sera fermiamo qui la nostra lettura. Fermiamo qui la nostra lettura e la riprendiamo il 16 aprile perché sarebbe molto utile che la lettura fatta fino a qua la rileggessimo cercando di penetrarla bene, magari anche andando nelle pagine precedenti per ricollegare alcune delle cose che sono state dette, perché noi ci siamo passati un po' sopra così, ma è molto densa questa nostra lettura, e perché stiamo per entrare in questo bellissimo susseguirsi di voci che voi potrete andare a riascoltare. Adesso vi ridò di nuovo le indicazioni così le potrete seguire. Stiamo per entrare in una fase un pochino più filosofica, che entra dentro alcuni aspetti sui quali bisogna soffermarsi un po'. E credo che sia utile cominciare a rifare proprio tutto quello che abbiamo detto stasera, per poter meglio affrontare quello che ci sarà successivamente. Però vorrei anche vedere se c'è qualche cosa a cui posso rispondere. Qui ci sono tante persone che hanno scritto delle cose, a parte tutti i vari buonasera, però c'è qualcuno che allora dice, questo amico, beati i nostri antenati avevano in adorazione il cielo, le stelle, l'acqua, la natura e tutto ciò che li rendeva felici, e non certo quello che ci ha inculcato la Chiesa, i preti, adorare tutto quello che ci circonda ed essere consapevoli che la vita è un dono proveniente dall'Altissimo, dal cielo, come tutto ciò che respira in natura. E non vedere un Dio unico creatore, non posso accettare ci sia un Dio che ha creato l'universo, credo più a un Cristo, ad una forma carnale venuta per parlare del bene, dell'amore universale fra i popoli. Chi altrimenti avrebbe creato Dio? Dato che la Chiesa ci ha sempre inculcato che Lui è nostra immagine e somiglianza. Beh, credo che se tu hai un po' ascoltato quello che abbiamo letto, credo che tu abbia forse potuto fare un po' di chiarezza dentro di te rispetto a questo. Ma voglio dire una cosa, non è che qui noi siamo qua per esprimere un giudizio sulle convinzioni degli altri rispetto a questo argomento. Assolutamente no. Cioè, ognuno ha diritto alle sue convinzioni e sono tutte assolutamente rispettabili. Ognuno incontra, io credo che ognuno incontri nella sua vita ciò che gli serve in quel momento del suo percorso evolutivo, cioè della sua maturazione di coscienza. Allora ecco che si palesa davanti a lui una forma diversa di verità. La verità, alla fine, non è che una definizione della realtà. È ovvio che se andiamo a vedere. Ora questo amico parlava di questo amico o amica, non ho capito se è chi sia, comunque ha parlato del Cristo. Il Cristo è una figura che dovrebbe essere vissuta poco più di 2000 anni fa, più o meno, questa figura, questo grande maestro, questo grande iniziato, questo grande maestro.
di cui ci è stata lasciata traccia, è stata lasciata traccia nella nostra cultura. Ma naturalmente se voi, noi leggiamo ciò che è sopravvissuto delle sue parole, era tutta una, come dire, un insegnamento verbale quello che lui dava, che poi dopo molti anni, dopo molti decenni, sappiamo che qualcuno ha cominciato a scrivere di lui, quelli che sono stati definiti gli apostoli, poi ci sono una quantità di questi Vangeli. Alcuni bellissimi, gli apocrifi sono bellissimi come Vangeli. Ecco, noi notiamo che la verità, esprime in buona sostanza, concetti che sono poi stati espressi in varie altre religioni e che quindi il nucleo, la rivelazione iniziale è simile e lo scopo di questa rivelazione altrettanto simile, ma poi naturalmente la modalità, la forma si adatta alle menti dell'epoca a cui si rivolgeva questo insegnamento. Per cui, vedete, le verità possono assumere varie forme. Credo che a un certo punto, quando la coscienza matura fino a un certo punto, è in grado di contenere una verità che è un pochino più aderente alla realtà, cioè va un pochino più dentro ad aspetti meno facili da contenere in epoche precedenti. Ed è per questo che le verità sono diverse nel tempo, maturano anche loro e maturano insieme alle persone che stanno procedendo nel loro percorso evolutivo. Quindi una verità come quella che viene dai maestri del Cerchio Firenze 77 è una verità che si rivela oggi a persone del nostro tempo. Siamo nel 2000, ormai abbiamo iniziato questo nuovo millennio in cui si rivelano cose, si può parlare di cose. Di cui non ci si poteva neanche pensare in realtà centinaia di anni fa, oppure la gente veniva messa sul rogo se provava a fare discorsi di un certo tipo o a parlare di alcune manifestazioni strane che avvengono attraverso dei medium o dei sensitivi, no? Sapete bene cosa è successo nei secoli scorsi a proposito di questo. Oggi noi possiamo incontrare, noi che stiamo facendo questa precisa esperienza, possiamo incontrare qualche cosa che è più attinente alla nostra mente moderna e possiamo quindi vederla da altri punti di vista. C'è più cultura fra le persone, c'è la possibilità di capire meglio, di liberarsi di alcuni dogmi e di andare un pochino più a fondo delle cose. Ma questo non toglie che coloro che invece hanno avuto bisogno di un altro tipo di verità, per loro sia stata fondamentale e lo sia tuttora per tante persone. È proprio quella che serve a loro in questo momento. In questo senso non possiamo giudicare le persone e anche diciamo, le istituzioni che a quelle persone si rivolgono e che a quelle persone servono, sono utili a loro in questo momento del loro percorso spirituale, evolutivo e via dicendo. Poi naturalmente anche le istituzioni sono fatte da persone e dentro queste istituzioni c'è di tutto, ci sono delle persone straordinarie, ci sono delle persone invece che sono meno straordinarie. Va bene. Allora, andiamo avanti. Allora, dice Linda, Dio è infinito. Non immaginiamo nemmeno la grandezza e l'immensità di Dio. Noi siamo una sua emanazione, dobbiamo capire che siamo tutto uno. Dio è l'infinita presenza, Dio giusto e misericordioso. Sì. Se solo conoscessi il dono di Dio ritrovato su uno scritto antico, parole immense. Eh sì, se solo conoscessi il dono di Dio. Paolo, ogni tanto dovremmo fermarci per ricordare la nostra vera natura e staccarci poco alla volta dai ruoli che interpretiamo su questa terra. Credo che il ricordo di sé e il conseguente distacco possa donarci la giusta serenità quando serve. Certo, Paolo, sono d'accordo su questo. Ricordarsi che noi incarniamo dei ruoli, siamo in questa vita, stiamo incarnando dei ruoli, ma che sono ruoli, sono in parte noi stessi, in parte ruoli che ci vengono un po' appiccicati dalla società nella quale viviamo. Quindi distinguere, anche avendo delle basi come quelle di un insegnamento come questo o di altri, perché non è l'unico, che noi ci possiamo rivolgere anche ad altre realtà. Prossimo incontro dice
Nicola, ci ricorda Nicola, è venerdì 16 aprile alle 15. Nella sezione file di questa pagina è disponibile il capitolo in PDF che stiamo seguendo. Ecco, questo è importante perché chi non ce l'ha, chi non ha il libro, non ha questa pagina, c'è Nicola Ferentino che continua a farci questo regalo di mettere come si dice, i testi scritti di quello che leggiamo. Quindi anche chi non ha il libro può trovare il testo scritto nella sezione file e se lo legge, non so come si fa, ma insomma probabilmente è possibile tirarlo giù. Però proprio rispetto a questo testo qua, vi ricordo quello che ho detto all'inizio. Andate sul sito cerchiofirenze77.org e trovate nella prima pagina, scorrendola fino a un certo punto, trovate brani in voce da poter scaricare. E su quell'elenco che viene fuori trovate Definizione di Dio, il brano Definizione di Dio, così sentirete la bellezza di questa esperienza meravigliosa. Che altro posso dirvi? Beh, direi che forse mi sembra che qua non ci siano altre domande. Qui tutti ci stiamo augurando la buona Pasqua, questo vale per tutti. Passiamola meglio che possiamo, in questo momento siamo soggetti a delle limitazioni, sono delle limitazioni che ci vengono apparentemente imposte dall'esterno, ma sono limitazioni che hanno a che fare con la nostra esperienza, non sono cose altre rispetto a quello che abbiamo detto stasera, sono proprio le stesse cose. Ci confrontiamo con delle limitazioni e cerchiamo di starci dentro meglio che possiamo, perché la nostra esperienza esistenziale è di questo momento e non ne incontreremo una. E se stiamo facendo questa, stiamo incontrando l'effetto di qualche cosa che abbiamo sperimentato, mosso, senza adeguata coscienza a suo tempo, con una coscienza meno matura, quindi facciamone un'esperienza di questo tipo. Prendiamola per quello che è, semplicemente un esperimento della nostra vita, pensando che tutto quello che sta avvenendo adesso è comunque un dono prezioso di questo divino, del quale noi facciamo parte, noi siamo in Dio e Dio è in noi, anche attraverso questa esperienza. Con questo io vi auguro ogni bene, ci rivediamo fra 15 giorni e vi saluto, un caro abbraccio a tutti quanti e do termine a questo video. A presto, a presto.